Il medico vede l'uomo in tutta la sua debolezza, ricco di conoscenze, non solo quelle dei libri. I suoi amici e pazienti sono i suoi libri. Luigi Cavanno, oncologo a Piacenza, ha visto del paese dove è nato Bettola, della sua gente, le debolezze. I bettolesi sono sempre stati i suoi interlocutori privilegiati. Al medico speciale, che ha consegnato a Bettola il primo ambulatorio oncologico alla Casa della Salute, consegnata la cittadinanza onoraria, su proposta del già sindaco Sandro Busca. Il sindaco Paolo Negri, nella sala del Consiglio affollata, dopo i saluti agli ospiti. Il Consiglio Comunale di Bettola, all'unanimità e con profondo senso di stima e di orgoglio, conferisce la cittadinanza onoraria al professor Cavanna Luigi. Un serto di fiori alla moglie, il contributo del consigliere Sandro Busca, di Luca Baldino, direttore dell'azienda sanitaria, del sindaco Paolo Negri. Poi Luigi Cavanni si racconta. Racconta le tappe della sua carriera. Ho sempre lavorato, il compito del medico è prolungare la vita. La medicina moderna ha fatto veramente enormi progressi. Ho fatto il possibile per quelli che ho incontrato. Il più grande errore nel trattamento delle malattie è che ci sono medici per il corpo, medici per l'anima, e le due cose non dovrebbero essere separate, ha scritto Platone. Io no. Mi sono sempre immedesimato nelle ansie dei pazienti, delle loro famiglie, riducendo disagi, ostacoli, paure. Ho fatto quanto ho potuto. Non solo per i bettolesi, ma per tutti. Luigi Cavanna è un medico davvero speciale.